tempi rapidi e mutevoli come quelli attuali, è nei gesti antichi delle sue botteghe artigiane che Orvieto conserva il carattere lento e laborioso di una volta, facendone una delle caratteristiche che a giusto titolo la rendono calma e piacevole città slow. È un indiscusso saper fare quello che muove le mani di un popolo a cui molti riconoscono un vivace estro creativo, virtù che sicuramente appartiene a chi, nato e cresciuto all'ombra del Duomo, respira da sempre arte e bellezza. Sono molte le attività caratterizzanti che generazioni di orvietani si tramandano, le trasmettono le donne, gelose custodi dell'arte tessile o di quella preziosa del merletto orvietano. Le tengono in vita gli uomini, che con mani esperte levigano e lavorano il legno, sbalzano e cesellano l'oro, creano al tornio le intramontabili forme che verranno decorate dai motivi della celebre ceramica di Orvieto. In alcuni angoli del centro storico, lavori artigianali si sono trasformati in veri e propri elementi di arredo urbano, divenendo parte integrante della città al pari dei suoi monumenti simbolo. E se la lavorazione del legno vanta una tradizione antichissima, non è certo figlia di un dio minore l'arte del merletto, che affonda le sue radici agli inizi del Novecento, quando su impulso dei conti Eugenio e Claudio Faina fu costituita l'Ars Vetana, una società di patronato che attraverso la lavorazione a domicilio del merletto in filo d'Irlanda offriva l'opportunità di un piccolo guadagno alle donne del popolo. Subito la lavorazione acquistò le caratteristiche tipicamente orvietane che ancora conserva, ispirate ai motivi naturali del paesaggio locale e a quelli dei bassorilievi trecenteschi del Duomo. Oggi quest'arte un tempo fiorente è tenuta in vita da un numero piuttosto ristretto di artigiane, donne appassionate e operose che con grande creatività si impegnano perché la nobile tradizione non si perda. L'arte più diffusa è certamente quella della ceramica, dal lontano Medioevo a oggi una tradizione ininterrotta. Lungo Via della Cava, nel cuore più popolare della città, al Museo delle Maioliche Medievali e Rinascimentali Orvietane si possono visitare i locali di una fornace attiva fino alla seconda metà del 400, dove vengono conservati alcuni dei manufatti originali prodotti nell'opificio. E passeggiando per le vie del centro storico è facile incontrare gli artisti artigiani di oggi, nelle loro botteghe o nei loro laboratori, intenti all'arte del tornire o del decorare, presi da una passione antica che, come tutti i mestieri artistici, non è facile né tramandare né rinnegare. Potrete ammirare, innovate e reinventate, le innumerevoli forme create dalla loro sensibilità e dalla loro personale visione, quelle intramontabili di ieri, quelle non meno affascinanti di oggi. Altra espressione dell'estro creativo degli artigiani orvietani attraverso i secoli è la forgiatura dei metalli. Se della lavorazione del ferro battuto si possono trovare mirabili realizzazioni nelle cancellate del Duomo o all'interno dei giardini e dei cortili dei palazzi, è la preziosa eleganza dell'arte orafa che può regalare le suggestioni più inattese.
Sono molti gli artigiani che lavorano il prezioso metallo, spesso coniugandolo al nitore dell'argento o al fascino delle perle e delle pietre colorate. L'oro della cattedrale continua a scorrere, magico e attrattivo, su generazioni e generazioni di sempre nuovi artisti.